Ben ritrovati con il telegiornale di Arezzo TV. Apriamo parlando con la protesta degli agricoltori nel momento in cui andiamo in onda il convoglio, insomma i tanti coltivatori che con il loro trattore hanno partecipato anche a questa giornata saranno arrivati nel punto di ritrovo a Nomentana, ma vediamo invece la partenza questa mattina poco dopo le 7 dal campo base di Farniole. Scaldate i motori, ci aspetta un lungo viaggio! Sono pronti, stanno partendo verso Roma gli agricoltori che, lo vedete, in questi giorni si sono ritrovati qui nel campo base di Farniole. E allora sono davvero carichi, convinti di riuscire a portare appunto nella capitale e soprattutto ad ottenere poi un incontro con il ministro per far valere le loro ragioni. Non ufficialmente ancora, ma credo mercoledì abbiamo qualche incontro col Ministero. Siamo partiti dall'inizio e sapevamo dovevamo arrivare a Roma, quindi lo facciamo volentieri. Per noi non ci pesa, lo facciamo per difendere le nostre aziende, i nostri prodotti e anche i nostri consumatori italiani, che sono quelli che poi usano il nostro prodotto. Oltre 200 km a 30 all'ora, circa 7 le ore di viaggio lungo la Cassia. Da Foiano a partire sono una trentina, ma lungo il percorso se ne aggiungeranno molti altri. Credo sia una grande prova che la gente ha bisogno di chi lo tutela davvero, chi combatte le battaglie reali per il nostro settore e non chi fa politica tramite l'associazione di categoria. Perché come vede questa è una partecipazione agricola, non delle associazioni. Ora stanno cavalcando la nostra protesta, ma dopo che si sono mossi gli agricoltori, non le associazioni. Una protesta partita dal basso e che ha corso velocemente, lì sì, attraverso i social. Sono stati reclutati così i partecipanti, senza sigle, senza bandiere, solo quella italiana. Sì, abbiamo lavorato solo su WhatsApp, siamo arrivati a raggruppare persone per persone proprio mandando questo link di invito, quindi evitando diciamo i social e lavorando soltanto sugli agricoltori. La difficoltà in primis è che quando coltiviamo tutte le spese sono alla fin fine più alte rispetto alla resa poi finale del prodotto, quindi è molto difficile andare avanti così, insomma, ecco. Lavoriamo per la filiera del pecorino toscano DOP, conferiamo in un caseificio locale qui di Foiano, cerchiamo un aiuto da parte veramente del governo italiano che possa sostenerci, ma in maniera solida. Non abbiamo bisogno di promesse che poi non verranno mantenute, a questo punto ci vogliono i fatti. Il campo base in Valdichiana rimarrà attivo per gli agricoltori che si vorranno aggiungere alla protesta nelle prossime ore, soprattutto per chi arriva dal nord Italia. Una volta coordinati, anche loro raggiungeranno la capitale. E sulla protesta c'è l'intervento di Confagricoltura Toscana e il suo presidente a parlare, Marco Neri. Siamo vicini, ha detto, a chi sta protestando, ma la vicinanza non basta. Come associazione di agricoltori portiamo i problemi dei nostri associati nelle sedi istituzionali deputate. Stiamo raccogliendo tutti i problemi e le esigenze degli agricoltori toscani per portarli all'Assemblea Nazionale di Confagricoltura del 26 febbraio. Che si svolgerà a Bruxelles. Devastato dai vandali il campo da bocce di Salleo. Il servizio. Hanno rotto le finestre, abbattuto le recinzioni e completamente devastato i locali interni. Ancora un raid vandalico ad Arezzo nelle mire di ignoti. Questa volta è finito il campo da bocce di Salleo. Non è possibile, io non capisco, non lo so. Ma che mondo che si vive? Brutto, molto brutto. La struttura, di proprietà del comune di Arezzo, si trova lungo la strada principale a due passi dalla scuola. Lo scorso autunno erano stati proprio i genitori dei bambini iscritti alla scuola a denunciare danneggiamenti, degrado e bivacchi in quella zona. Da quando l'hanno preso in gestione altre persone? Proprio il degrado assoluto. Attualmente il bocciodromo è chiuso in attesa di essere dato in gestione a soggetti titolati alla sua riapertura al pubblico. Lo scorso 29 gennaio era stata installata la nuova recinzione. E nel giro di 5 giorni è stato completamente distrutto. Addirittura abbiamo visto delle panchine che sono state divelte, un'area da picnic che è stata messa in verticale. Quindi delle situazioni veramente che io ad oggi ancora non avevo mai visto.
Io reputo che un comportamento del genere sia prima cosa infantile, ma soprattutto che non serva a chi sta lì, insomma, perché questi ragazzi, penso che tutti i giorni stanno in quell'area, sono loro che usufruiscono di un bene che comunque è di tutti, che l'amministrazione stava mettendo a loro disposizione in maniera più decorosa. In questa maniera veramente è stato distrutto tutto. Io ho detto che chi fa certi interventi, certi disastri, dovrebbe pensare un po' quello che sta facendo. Purtroppo l'aria dovrà essere rimessa a posto, perché è indecoroso vedere una situazione del genere. E poi dopo, parlando anche con l'assessore allo sport, l'assessore Scapetti sta portando avanti un colloquio per ridare l'aria in gestione a delle persone che hanno voglia di rifar rivivere quello che era quell'area in maniera decorosa e in maniera soprattutto funzionale alle esigenze poi dei concittadini che abitano in quella zona. È un piccolo impianto sportivo che però può essere da collante per tutte le figure che rappresentano quella frazione, quella zona del comune di Arezzo, e quindi credo che sia poi importante far vivere certi posti. Una segnalazione del Comitato Emergenza Lupo. Due settimane fa abbiamo diffuso la notizia dei due lupi, scrivono, alla rotonda di Ponte Acchiani, a soli 3 km dal centro storico di Arezzo. Ora segnaliamo che venerdì scorso ovviamente, due lupi si stavano aggirando a poco più di 2 km dalla stazione ferroviaria, nello specifico in via Romana ad Arezzo. Da una segnalazione all'altra, in questo caso l'episodio decisamente inusuale documentato da un video che vi facciamo vedere è accaduto all'interno del parco di Villa Severi. Un cittadino, un aretino, letteralmente faccia a faccia con un esemplare di volpe. Un episodio davvero curioso che appunto è avvenuto all'interno del parco di Villa Severi. Peraltro l'esemplare di volpe pare non avesse neanche tanta paura appunto dall'arrivo degli uomini. E adesso invece parliamo della raccolta dei farmaci. Torna anche ad Arezzo il banco farmaceutico. Il detto che ormai da anni il banco farmaceutico propone è perché nessuno debba più scegliere se mangiare o curarsi, cioè i soggetti, le famiglie, i gruppi che hanno difficoltà economiche verranno aiutati. È con questo slogan che torna anche nelle farmacie comunali di Arezzo la giornata di raccolta del farmaco. L'iniziativa, giunta alla sua 24esima edizione, è in programma da martedì 6 a lunedì 12 febbraio e rinnoverà una raccolta solidale di farmaci da destinare alle realtà assistenziali e caritative del territorio, a cui potrà contribuire ogni cittadino. Nel poter avere i farmaci di base più comuni che noi adoperiamo, che vanno dagli antidolorifici, gli antinfiammatori, gli antipiretici, cioè quei farmaci di base, molti dei quali sono prodotti da banco e che servono per le situazioni immediate da risolvere dal punto di vista dei sintomi. C'ho il raffreddore, c'ho il mal di testa, c'ho la febbre, come posso risolvere? Ecco, quindi ci sarà una raccolta eseguita nelle varie farmacie, i clienti che entrano potranno acquistare loro personalmente una scatolina di antipiretico, antinfiammatorio, eccetera, e metterla in un contenitore ad hoc apposito dedicato a questi pazienti. Negli anni precedenti siamo arrivati a poter soddisfare le necessità di oltre 300.000 pazienti in Italia, quindi roba importante, robe anche economicamente molto sostanziose, perché sono arrivati a raccogliere per un quantitativo intorno ai 5 milioni di euro. Avevano protestato anche durante l'ultimo consiglio comunale. Adesso i cittadini di Via Sicilia, che si sono visti spuntare un'antenna proprio nei pressi, nelle vicinanze delle loro abitazioni, senza che appunto sapessero nulla, hanno organizzato un'assemblea pubblica che sarà ospitata dalla sede del quartiere di Porta del Foro il prossimo giovedì 8 febbraio alle 17. La partecipazione da parte dei cittadini è auspicata, ma soprattutto è assolutamente libera.
Sono in tutto 56 i ponti che entro il 2026 saranno oggetto di importanti interventi da parte della provincia di Arezzo, un'attività per la quale il preventivo di spesa ammonta a quasi 25 milioni di euro. Dobbiamo dire innanzitutto che per la prima volta la provincia di Arezzo ha fatto una valutazione d'insieme sui 1200 km di viabilità, dunque sia quella di competenza della provincia ma anche quella che abbiamo in gestione della regione. Abbiamo individuato delle priorità perché sono tantissimi interventi da fare in funzione della classificazione del rischio e per la prima volta dunque abbiamo un canovaccio, un cronoprogramma da portare avanti con la progettazione ma soprattutto per la fase di cantiere. Dunque sono 56 interventi che faremo nel prossimo triennio per un investimento importante per quasi 24 milioni di euro. Sono risorse che vengono dalla regione, dai fondi ministeriali e soprattutto anche importante 460 mila euro che arrivano da fondi propri dell'ente provincia. Dunque credo che ci sia un grande coinvolgimento. Ringrazio qui accanto a me c'è il consigliere delegato Marco perché da questo punto di vista devo dire ha fatto un grande lavoro non solo per quanto riguarda l'edilizia scolastica ma anche per la viabilità e la provincia di Arezzo credo che la funzione più importante sia proprio quella tra le funzioni più importanti quella della viabilità. Nelle ultime ore ha montato il caso ad Arezzo del concerto Simba la Rue. L'organizzazione è in capo alle Mirage on Tour di Tito Ghezzi, aveva scelto la location della polisportiva di Montecchio Vesponi a Castiglione Fiorentino, poi il sindaco Mario Agnelli, giudicando quel luogo inadatto, aveva ottenuto lo spostamento, non siamo affatto rammaricati, aveva detto proprio Agnelli che questo artista non si esibisca a Castiglione Fiorentino. Gli organizzatori dell'evento, che prende il nome di Carnival Trap, hanno poi optato per un padiglione di Arezzo Fiere, annunciando appunto che i biglietti già acquistati per Montecchio sarebbero stati validi per Arezzo. A distanza però di poche ore da questo annuncio è arrivata la dichiarazione della vice sindaco di Arezzo Lucia Tanti che non lascia spazio davvero ad interpretazioni. Ad Arezzo Simba la Rue non verrà e non solo perché la richiesta non è stata formalizzata da parte dell'organizzatore ma in particolare perché questo è un personaggio sgradito a questa città. Apriamo la pagina del carnevale, è arrivato al termine, erano del resto due le uscite, quello dei figli di Bocco. Vediamo. Balliamo come se nessuno stesse guardando, cantiamo come se nessuno stesse ascoltando, viviamo di chiavi di violino e di note musicali su questa terra, in armonia e spensieratezza, contro ogni guerra. Si intitola Opera, la maschera regina della 27esima edizione del carnevale storico dei figli di Bocco. I quattro figuranti sono stati proclamati vincitori nella seconda e ultima uscita del carnevale, quest'anno dedicato al centenario della morte del celebre compositore Giacomo Puccini. Beh, direi che è stato molto emozionante questa edizione, la 27esima di questo carnevale storico dei figli di Bocco, dedicata al maestro eccelso compositore Giacomo Puccini. Per questo siamo molto emozionati perché abbiamo visto tanti volti provenienti da varie località d'Italia. Questo carnevale sta diventando sempre molto più importante. Questa manifestazione non è più a carattere locale ma nazionale e internazionale. Di conseguenza la posta in gioco è molto alta, nel senso che noi dobbiamo sempre migliorarci per rendere il nostro spettacolo unico nel suo genere. Già decise le date per la 28esima edizione che si terrà domenica 16 e 23 febbraio 2025, ma prima ci saranno da proclamare i vincitori del concorso fotografico intitolato a Piero Franchini dal titolo Carnevale incantato, maschere e melodie nel castello di Re Bocco. C'è tempo fino al 12 marzo per poter partecipare, il regolamento è nel sito del Carnevale. Il mio regno non riesce a contenere tutti gli ospiti, quindi meglio di così non poteva andare. Un grande successo per questa edizione. Cacciari di nuovo ad Arezzo al Teatro Petrarca per la seconda edizione di Science Lab ed è stato ancora un successo. A un certo punto, ma solo a un certo punto, i due termini, filosofia e scienza, tendono ad assumere un significato diverso e alla fine addirittura opposto. Questa è una vicenda che riguarda il moderno,
il moderno e il contemporaneo in parte. Massimo Cacciari con il suo ultimo libro, Metafisica concreta, sul palco del Teatro Petrarca per la seconda stagione di Arezzo Science Lab. Il filosofo con il suo ultimo testo chiude la trilogia teoretica iniziata 20 anni fa. Con lo sviluppo è semplice. Il problema del cominciamento e poi alla fine il problema concreto. La concretezza e il cominciamento non ha niente di astratto, è il cominciamento di una riflessione che deve portarti alla cosa. Metafisica all'origine, nel significato che il termine danno i grandi classici a partire da Aristotele, anche se il termine non è aristotelico, non ha nulla a che fare con qualcosa di astratto, ha a che fare con la cosa. Soltanto che la cosa può essere affrontata, come si dice in greco, ton, l'essente, può essere affrontata secondo diverse prospettive, non soltanto secondo quella per cui è calcolabile, manipolabile, trasformabile, che è il modo in cui la scienza affronta, o la scienza moderna ha affrontato la cosa. Ma questo non esclude affatto che ci possa essere complementarietà tra i due modi di affrontarla. È stato infine un ritorno per Massimo Cacciari ad Arezzo, definita dallo stesso filosofo città dell'anima. La prima volta che mi hanno dato il permesso di andare via da solo, finalmente, senza genitori che mi facessero da guida, che avevo 15 anni, sono venuto ad Arezzo per vedere Piero della Francesca, quindi sono, e poi su Piero ho scritto, Arezzo, Piero sono nella mia anima nel modo più profondo immaginabile. Grande cordoglio nel mondo della cultura per la scomparsa dello storico dell'arte Antonio Paolucci, che è scomparso ieri a Firenze, legatissimo alla terra aretina, uno dei massimi esperti e divulgatori dell'opera di Piero della Francesca e del Rinascimento in generale. Ad Arezzo fu uno dei curatori della grande mostra Piero della Francesca e le corti italiane che si tenne nel 2007. Sono addolorato, ha scritto il sindaco di Arezzo Alessandro Ghinelli, per la scomparsa del professor Paolucci, un amico sincero della nostra città di cui mai ha mancato di apprezzare la straordinarietà dei tesori che conserva. Siamo adesso alla pagina dello sport, iniziamo da Arezzo Entella, una partita come molti insomma hanno scritto, senza tifosi ma anche senza gol. È finita 0-0. Sì, è una partita difficile, loro buonissima squadra, alla fine il pari ci può stare. È chiaro, ci manca sempre quel pizzino di fortuna, magari poteva determinare, però alla fine accettiamo il pari e prendiamo una buonissima prestazione. Sì, sì, però noi abbiamo finito con due ammonite, di cui uno scià è entrato da poco. Loro, mi sembra, all'inizio avevano tre ammonite dopo mezz'ora. Però è chiaro, è una partita maschera, una partita difficile, una partita intensa, direi, chiaro, agonisticamente elevata, meno tecnicamente, però il calcio della Cina anche questo forte. Ecco questo, è mancata la scintilla sull'ultima linea. Nel primo tempo siamo stati più bravi sugli esterni, nel secondo tempo abbiamo trovato Guccione meglio dentro, però ha detto bene, è mancata la scintilla sull'ultima linea. E come sai, mi insegni lì, e Pantarello per esempio, no? Ha avuto, credo, tantissime situazioni da uno contro uno, e peccato, lo stesso Gardini, sì, mancata la scintilla lì, però complessivamente dai, la prestazione è stata positiva. A volte riusci, sì, è giusto il ragionamento, forse fresca, però a volte magari vai a rompere degli equilibri e abbiamo fatto più la considerazione che le sostituzioni sarebbero state proprio per la freschezza, ma chi ci dice che uno a 20 minuti alla fine entra subito bene? Abbiamo deciso che quelli che stavano lì dentro stavano bene, ecco, non volevamo, abbiamo fatto solo il cambio là per uno, anche perché era già ammonito, e poi per mettere un pochino più di solidità nel mezzo, ma la squadra stava,
stava tenendo la gara bene lo stesso. Tornano invece vincitrici dalla trasferta contro il Ravenna grazie ad un rigore di Razzolini, le ragazze dell'Arezzo Calcio Femminile. Torna alla vittoria l'Arezzo Calcio Femminile dopo le sconfitte con Cesena e Bologna. A Ravenna le Amaranto hanno conquistato 3 punti passando di misura sulle padrone di casa di Mister Marchetti, decisivo un calcio di rigore realizzato da Razzolini a metà del primo tempo. Sono arrivati 3 punti, quindi sì, un po' con le occasioni davanti alla porta che magari abbiamo avuto con la Diaz magari il primo tempo, la Razzo. E poi mi ricordo un paio, anche forse 3 occasioni dell'Isotta il secondo tempo. Infatti abbiamo fatto molte entrate sull'ultimo terzo, però magari non abbiamo trovato il giusto pass nell'area e anche loro hanno fatto la difesa bene con 4 sempre molto strette, quindi ho detto un po' prima complimenti anche a loro. Abbiamo preparato la partita in settimana minuziosamente, sapevamo che saremmo arrivati a giocare in un campo che non ci permetteva magari di esprimerci al meglio e sicuramente loro sarebbero state agguerrite, era una partita fondamentale sia per noi sia per loro sicuramente, però abbiamo messo la voglia, la grinta, abbiamo preparato bene la partita e potevamo anche concludere con più reti, ma siamo comunque soddisfatte del risultato. Ed è invece un tabù la trasferta per l'Amen BC Servizi Arezzo, che purtroppo torna a casa con una sconfitta contro il Lucca. Netta sconfitta per l'Amen BC Servizi a Lucca. Nella terz'ultima giornata della prima fase del campionato di Serie B, gli Amaranto non riescono a sbloccarsi lontano dal Palasport Estra, dove la vittoria manca dalla prima giornata di andata a Genova. Partono con determinazione i padroni di casa di Coccio Olivieri. Trentin e Pierini puniscono una disattenta difesa aretina portando il BCL a fine primo quarto avanti 22-11 e Pelucchini poi a tenere in piedi la sbacchi e utilizza nelle proprie rotazioni il 2006 Bagnuzzi, che realizza anche un canestro in arresto e tiro. Lucca però non abbassa la guardia e 2 canestri prima dell'intervallo di Pierini fissano il 36-24 con le 2 squadre che vanno negli spogliatoi. Al rientro in campo l'Amen BC Servizi ha un minimo di reazione recuperando qualche lunghezza di svantaggio e tornando a -7. Purtroppo per la SBA però è solo un fuoco di paglia. Lucca segna 6 triple consecutive che la spingono fino al +22 con un break di 18-3 che affossa le ambizioni aretine. Alla terza sirena la squadra di Coccio Olivieri avanti 66-46. L'Amen BC Servizi prova a recuperare ma Lucca è brava a gestire bloccando ogni tentativo degli aretini di rientrare in partita. I padroni di casa si impongono alla fine 80-69 confermandosi nelle parti alte della classifica. Per l'Amen BC Servizi invece il posizionamento finale dipenderà dai risultati delle ultime 2 partite a partire da domenica 11 quando al Palasport Estra arriverà la Computer Gross Empoli lanciata verso i playoff. È tutto per questa edizione del nostro telegiornale. Grazie per la cortese attenzione e buon proseguimento con i nostri programmi. Arrivederci.